popolo di YouTube, bentornati su Shion. Resident Evil Revelation. È uscito Resident Evil Revelation. E questo nuovo gioco di Resident Evil ci porta una svolta epocale nella saga di Resident Evil. Voi direte, ma non so, è uscito su 3DS, quindi in 3D? O se no, non so qual è la novità. C'è un nuovo gameplay, nuova inquadratura, c'è qualche cosa di nuovo? No, nulla di tutto questo. Resident Evil Revelation è il primo, almeno che se non mi sbaglio, comunque è il primo Resident Evil doppiato in varie lingue, cioè non solo in inglese, ma in varie lingue, perché Resident Evil sono sempre stati doppiati in inglese, questo invece non si sa perché è stato doppiato nelle varie lingue per le varie nazioni, insomma. E quindi noi siamo tutti scioccati da questa cosa, nessuno se l'aspettava, o forse ce l'aspettavamo, non lo so, forse qualcuno dirà finalmente, qualcuno se ne frega, insomma, in ogni caso è una cosa curiosa. E un'altra cosa curiosa è che Resident Evil Revelation, insomma, noi appassionati siamo stati tempestati, no, in questi mesi da tantissimi trailer. Chi più, chi meno, insomma, chi gli sono piaciuti, chi non gli sono piaciuti, insomma, comunque ci sono stati tantissimi trailer, dei quali uno è fantastico, uno, ci si ricorda di uno molto in particolare, quello dove ci si vede questa ragazzetta stile anime giapponese degli anni 2000, tutta vestita aderente, che ha le prese con questa sorta di sperma, di leaker, insomma, una cosa schifosa, disgustosa, però è comunque una scena che ha risvegliato, diciamo, degli appetiti sessuali o insomma cose di questo genere, una depravazione assurda. E quindi, allora, siccome siamo venuti a conoscenza, no, di questo nuovo doppiaggio, abbiamo deciso di fare questo video per dare diciamo, un voto alle varie voci di Jill Valentine. C'è un voto, appunto, su quanto è sexy la voce di Jill Valentine nelle sue varie performance linguistiche. Beh, allora adesso prendiamo, qui c'è un bellissimo video che ci fa vedere i vari doppiaggi di Jill Valentine e diciamo che diamo un voto ad ogni doppiatrice, ad ogni lingua. Bene, iniziamo. Vediamo con l'inglese. This is not good. Where are you, Chris? Non è male, non è male, dai, abbastanza, diciamo che dai, fa un buon lavoro l'inglese, però forse magari gli manca un po' di verve, gli manca qualcosa per essere veramente molto incisiva o per risvegliare qualche appetito sessuale. Gli darei un bel 3 su 5, eh? Siamo d'accordo? Bene, passiamo alla prossima, che è il francese, la francese, scusate. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Beh, io devo dire che non so perché, ma tutte le volte che sento un doppiaggio di una francese donna, sembra che debba, non so, sia orgasmante, insomma, sembrerebbe che debba avere tutti questi orgasmi, fare, insomma, e qui non fa eccezione, quindi cioè, è un'ottima performance da questo punto di vista. Cioè, direi che, beh, insomma, ci diamo, insomma, è molto orgasmante, soprattutto quando dice nell'appello a Chris, che oh Chris, no, no, io darei un buon voto, direi quasi un 4 su 5, non gli diamo il voto pieno perché è un po' languida, insomma, sai, le francesi sono sempre un po' languide, non mi ispirano più di tanto, cioè sì, va bene, però insomma, si poteva, cioè quel languido lì che non mi convince. Vediamo la prossima, che è la tedesca. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Beh, allora, io devo dire una cosa. Molti noi siamo sempre abituati, no, ai doppiaggi tedeschi. Insomma, pensiamo sempre che la lingua tedesca sia una lingua tutta inquadrata, tutta rigida, tutti i tedeschi tutti incazzati sempre, perché siamo abituati a vedere i film di guerra con i nazisti tutti incazzati, che arrivano i Krucken, che arrivano Einstein, invece no, non è vero. Sfatiamo questo mito, la lingua tedesca, se voi ascoltate un tedesco che parla, la lingua tedesca è molto più musicale di quanto non sembri. Purtroppo non è questo il caso, cioè almeno no, sì, in questo caso insomma non è troppo una lingua, cioè da questo doppiaggio non sembra troppo rigido, però in effetti è un po' smorto, insomma, da quel punto di vista di sex appeal diciamo che non si risveglia niente, è un po' molto freddo, direi che siamo più sul livello di Pixar
palo d'acciaio sulla pista da sci, il 25 a Cortina d'Ampezzo. Ah, no, scusa, non Cortina, diciamo a Val Gardena, così siamo a posto. Sì, l'effetto è quello del palo ghiacciato. Quindi dai, diamo un miserissimo 1 su 5. Dai. Vediamo la prossima che è l'italiana. Non mi piace per niente. Dove sei, Chris? Allora, molti si dice sempre che si parla sempre male dei doppiaggi italiani, dei videogiochi, sono fatti male, fatti di qua. Io non sono assolutamente d'accordo, io sono per il doppiaggio italiano, cioè sono per il doppiaggio. Cioè, a me piace, cioè comunque lo apprezzo il doppiaggio italiano, non sono sempre così critico. Quindi io vorrei spezzare una lancia fuori dei doppiaggi italiani, dei quali non si sa perché si parla sempre male. Vorrei spezzare una lancia a favore di questi doppiaggi, ma non oggi, perché il doppiaggio, non che quel doppiaggio di Jill Valentine qui sia fatto male, ma diciamo che dal punto di vista di sex appeal, no, non ci siamo molto. Diciamo che nel finale, quel cappello, dove sei Chris? C'è un po' di. Si sveglia un po', no? La vena sex appeal, si sveglia un po' il sex appeal della voce, ma arriva un po' troppo tardi. Quindi io gli darei un 2 su 5. Penso che possiamo essere d'accordo, 2 su 5, purtroppo, mi spiace. Adesso vediamo l'ultimo, che è la voce spagnola. Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? Altra premessa, i doppiaggi spagnoli, non so se voi li avete sentiti, i doppiaggi spagnoli sono tutti orrendi. Adesso, se, non me ne vogliono gli spagnoli, ma i loro doppiaggi sono sempre a cacchio, sono sempre fatti così un po' tirati via, un po' che. Quindi non so che voto gli diamo a questa qui. Non è un voto sulla qualità del doppiaggio, è un voto su quanto è sexy la voce femminile di Jill Valentine in spagnolo. Io direi che la voce spagnola di una donna, la voce femminile spagnola in questo caso è fantastica. Quindi io direi che è sex appeal al massimo, perché l'accento spagnolo veramente, insomma, ci sta, no? Avete capito? E quindi gli darei un bel 5 su 5. Il voto migliore è questo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo fantastico video molto sessista, maschilista, tutto quello che volete, volgare, quello che volete. Beh, spero vi sia piaciuto, dai, ci becchiamo la prossima volta e spero di non fare mai più video così sessisti.